Guangzhou 美术学院 Guangzhou Academy of Fine Arts ha una storia di oltre 60 anni. È una delle prime accademie di belle arti nel sud della Cina. Mentre Guangzhou National Advertising Industrial Park è nata più recentemente. Il motivo dell'inserimento di un advertising park nazionale in un'accademia delle arti è perché in questo luogo c'è sempre stato un forte impegno e molta ricerca sulle possibili applicazioni del design, su come il design può effettivamente migliorare la vita di ogni persona e su come trasmettere il pensiero e l'amore del designer all'utente. Per questo siamo oggi riusciti a concretizzare questo matrimonio tra accademia e industria. Questa realtà è l'unica attualmente presente in Cina ed è una rarità nel mondo. Con questa duplice piattaforma e duplice identità siamo certi che formeremo dei bravi designer in grado di ideare migliori prodotti per la società. L'Italia è un paese che mi piace davvero molto. Sono stato in diverse occasioni in Italia e sono sempre rimasto affascinato dalla sua bellezza e da quello che riuscite a fare anche nel mondo del design. A Milano la Design Week è un evento straordinario che conosciamo tutti e che richiama tantissimi professionisti provenienti da tutto il mondo e quindi per noi un evento immancabile. È un palcoscenico e un'occasione per poter scambiare idee, culture e conoscere altri professionisti. L'auspicio è che da questi scambi possano nascere delle collaborazioni o anche delle amicizie. Spero che la mostra possa rappresentare un primo dialogo aperto a tutti e che questi dialoghi possano diventare continui e fruttuosi. Questa mostra è senza dubbio un appuntamento molto importante, quello che fa è spiegarci e raccontarci come la Cina sta cambiando in un punto fondamentale. L'economia cinese punta sulla qualità, innovazione e creatività. Da questa mostra riusciamo a capirlo e Guangzhou e tutta l'area attorno è sicuramente uno dei punti principali che riuscirà a promuovere questi aspetti. È un tema in costante crescita, l'aspetto di maggior rilievo è Made in China 2025, un piano di riqualificazione industriale cinese. Per riuscire a cogliere al meglio l'opportunità di Made in China 2025 bisogna integrare industria e accademia. Centri culturali italiani con aziende cinesi e viceversa, da cui si può partire per costruire una nuova relazione con la Cina nei prossimi decenni. Nell'arco degli anni con i quali noi abbiamo intrattenuto rapporti con questo grande e meraviglioso paese e soprattutto nell'arco degli ultimi 10 anni nel corso dei quali abbiamo accolto moltissimi allievi, fate conto che noi abbiamo una popolazione studentesca di poco più di 5.000 studenti e 850 sono cinesi, per cui è un numero importantissimo, la comunità straniera più importante. Questa mostra è un tipico esempio di come si evolve la ricerca in ambito artistico visivo e in questa specificità di design delle attuali accademie e università soprattutto cinesi. E al di là del gusto personale o del personale appunto senso estetico, i prodotti sono decisamente di un ottimo livello. Per quanto riguarda invece Guangzhou come sede universitaria, la loro politica e i loro rapporti con l'Occidente ma soprattutto con noi, devo dire che una nostra delegazione è tornata proprio venerdì da Guangzhou, dove abbiamo combinato un'esposizione di nostri docenti artisti, poi sono andati anche a Beijing in altre situazioni, ma soprattutto a Guangzhou si sono fermati molto e già da anni abbiamo rapporti con questa università, non tanto con il design ma più che altro con le arti visive.
Noi italiani siamo abituati, forse per mancanza di conoscenza, a pensare a una Cina sempre su Shanghai e Pechino, dimenticando che una grossa parte della storia della Cina avviene a Guangzhou, quella che noi chiamiamo Canton, che è il Guangdong, che è una delle province più industriali ed è anche la provincia forse in questo momento tra le più attente al futuro della Cina. Non dobbiamo dimenticare che anche proprio nei comitati esecutivi di Xi Jinping ci sono personaggi che vengono proprio dal Guangdong. Guangdong conta più di 100 milioni di abitanti, quindi una delle più grandi province della Cina. In termini di questa mostra, a me è piaciuta, è semplice ma molto significativa anche del momento cinese. Il momento cinese riguarda in questo momento, per quanto riguarda l'arte e il design, un grosso interesse verso l'Italia. Se lo vediamo da tutti i punti di vista, anche di relazione, la parte culturale ha sempre una prevalenza, perché lo stesso Xi Jinping, il presidente della Cina, dice che i due paesi che hanno più grande storia nel mondo sono la Cina e l'Italia. Quindi c'è un rapporto proprio che dovrebbe essere culturale e svilupparlo in termini culturali. A me fa piacere che TVN abbia iniziato, anzi io a settembre lo dirò poi anche nel mio speech, perché TVN ha questa proprietà di poter fare queste cose e l'ha già dimostrato in Cina, abbiamo già avuto altre cose, altri aspetti importanti. Quindi io credo che sia l'inizio di una collaborazione questa mostra, un qualche cosa da portare avanti nel tempo e non illudiamoci che sia un una tantum. La Cina andrà avanti su questo settore e l'Italia è un paese favorito in questo senso. Approfittiamone. TVN Media Group è una media company italiana da sempre attenta non solo a produrre giornali, riviste o contenuti multimediali, ma sul territorio attiva nella promozione della cultura della comunicazione. Quindi essere partner di un'iniziativa di questo tipo è sicuramente un grandissimo onore, perché è un riconoscimento di quanto abbiamo fatto in questi anni, anche con i nostri eventi che coinvolgono la industria della comunicazione e della pubblicità e che si legano sempre di più anche agli aspetti formativi del lavoro di creativo pubblicitario. La regione di Guangzhou è sicuramente un esempio significativo per noi di come si legano cultura, design, arte e business, e quindi possono essere uno spunto anche per tante aziende italiane e anche per le agenzie pubblicitarie. Il progetto Guangzhou a noi italiani secondo me ha tantissimo da insegnare. Noi si parla tanto di questa outside the ivory tower, cioè di far uscire, di collegare, diciamo così, la creatività o comunque il lavoro con anche l'università, e il fatto che questo Guangzhou, questo progetto a Guangzhou sia stato insediato proprio all'interno e insieme ad un'università ci fa capire quasi in maniera simbolica come l'unione tra lo studio, la ricerca da una parte, il business e il fare dall'altra, sia poi anche in un luogo fisico rappresentabile e presumo di successo. Thank you.